Ricky Martin cerca il fratello disperso dopo l'uragano Maria, non lo sentiamo da giorni. Non si dà pace Ricky Martin. Il cantante portoricano ha pubblicato un video su Instagram nel quale ha aggiornato i suoi fan sulle situazioni in continuo aggiornamento a Porto Rico, dove il passaggio dell'uragano Maria ha provocato vittime e ingenti danni. Dal generale al particolare, tra le persone ancora irrintracciabili c'è anche il fratello dell'artista, Eric, con il quale Martin non è riuscito a mettersi in contatto da quando l'uragano ha toccato l'isola. Sono giorni che non riusciamo a comunicare con lui. Non sappiamo dove si trovi. Sono sicuro che non sono l'unico che deve convivere con questo senso di incertezza. So di non essere l'unico ad avere questo problema e che ci sono tanti uomini e donne che sono in cerca dei propri cari, nel tentativo di mettersi in contatto con loro. La raccolta fondi di Ricky Martin per le vittime dell'uragano. Oltre a raccontare la sua frustrazione, il cantante ha invitato tutti a donare delle somme in favore delle vittime dell'uragano. Ricky Martin ha infatti organizzato una raccolta fondi sul suo sito internet. Un fondo che abbiamo creato per raccogliere denaro e aiutare le persone che sono in difficoltà. Un dollaro donato è un dollaro che va alle vittime. Porto Rico in ginocchio dopo il passaggio dell'uragano Maria. I danni provocati dal passaggio a Porto Rico dell'uragano Maria hanno messo in ginocchio i cittadini. Il decimento della diga di Guaiataca, nella parte occidentale del paese, ha provocato alluvioni molto pericolose soprattutto in due cittadine lungo il fiume, costringendo le squadre d'emergenza all'evacuazione della popolazione di due centri abitati. Subito dopo l'allarme che era stato lanciato dal Servizio Meteo Nazionale per la diga di Guaiataca era partita l'evacuazione con gli autobus e altri mezzi che stanno cercando di portare in salvo le persone il più rapidamente possibile. Vittime e danni provocati dall'uragano. L'uragano Maria, che si è abbattuto sulle aree già colpite dal devastante Irma, continua inoltre a far registrare vittime. Il bilancio nelle isole caraibiche è salito almeno a quota 27. A Dominica si sono registrati 15 morti, 6 si contano a Porto Rico, 3 ad Haiti, 2 a Guadalupe e 1 nella Repubblica Dominicana.